Su questo argomento si è aperti gli occhi in modo che nessuno possa dire nessuno mai ce l'ha detto. Fratelli e sorelle, com'è difficile mantenerci puri. Gesù lo confessava e diceva: non tutti comprendono questa parola, ma dobbiamo pregare. E nella preghiera che noi possiamo ottenere quello che con le nostre forze non possiamo mantenere. Salomone nella preghiera diceva: Signore, io so che senza una tua particolare grazia io non posso mantenermi continente puro. E per questo, Signore, che io prego, perché tu mi dia la purezza e la continenza. Da me stesso non ci riesco. Egli, il grande sapiente, comprendeva che senza la grazia di Dio non poteva mantenersi puro. Perché è un dono di Dio la purezza, un dono che va pregato. Ed è per questo che questa mattina noi vogliamo pregare il Signore Gesù, il Dio Immacolato, nato dalla Vergine Immacolata. Vogliamo pregare Gesù perché ci faccia gustare la purezza della mente, del cuore e del corpo, perché lasci che il suo profumo virginale sia dentro di noi, quel profumo che conduce alla morte e fa tremare il mondo, ma che è dietro la Santa Chiesa di Dio. O Maria, Vergine pura e santa, questa mattina fa sentire il tuo profumo in mezzo a noi. E tu, Maria Goretti, che imitasti Maria nella purezza, che ti mantenesti pura anche davanti al coltello aperto di Alessandro che ti uccise. O Maria Goretti, canta l'inno della purezza in mezzo a noi e invita tutti a mantenerci puri e santi per redimere il mondo dal peccato, per collaborare alla salvezza nostra e alla salvezza del mondo intero. Amen. Vogliamo, Signore, adesso non guardare noi stessi, perché sappiamo con certezza di essere annoverati tra i peccatori. Noi abbiamo anche noi questa lebbra, o Signore, della non purezza. Allora ti chiediamo quest'oggi, questa mattina, di poter almeno con il desiderio accostarci, o Signore, a te e chiederti, o Signore, che i nostri corpi siano purificati. Vogliamo metterci tutti in piedi, o Signore, e invocare su di noi il preziosissimo sangue di Gesù, perché venga a purificare i nostri corpi dalla lebbra dell'impudicizia. Vieni, o Signore, con potenza quest'oggi, dai più giovani ai più vecchi, a quelli che anche non hanno più il problema della purezza, ma tutti abbiamo il problema della purezza, giovani, vecchi, bambini, anziani. Venga il tuo sangue preziosissimo, Signore, perché ci purifichi da questa lebbra. Signore, tu hai parlato per noi questa mattina. Non hai parlato per quello o per quell'altro, hai parlato per Marcello, che non stava e non riusciva a stare seduto nella sedia, o Signore, e avrebbe anche lui non ascoltare queste parole. Ma le tue parole devono scendere in mezzo a noi e devono diventare vita. Per questo, sangue di Gesù, vieni, scendi su di noi, passa in mezzo a noi, purificaci, sangue di Gesù, liberaci dai nostri corpi peccatori, dai nostri corpi impuri. Noi ti invochiamo, sangue di Gesù, scendi su di noi. Purificaci.
purificando, non tutti comprendiamo questa parola,
Signore, per me la tua parola, liberami, oh Signore. Mangiato dell'albero della morte, Signore, purificami perché io non muoia. Ho mangiato dell'albero della morte, Signore, purificami perché io non muoia. Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani pure e cuore mobile, chi ha labbra innocenti. Signore, noi stiamo salendo il tuo santo monte, ti chiediamo mani pure, cuore mondo e labbra innocenti. Purifica, Signore, le nostre mani, purifica il nostro cuore e le nostre labbra, perché possiamo camminare verso la montagna dove tu ci attendi. Chi salirà il monte del Signore, chi ha mani innocenti e cuore puro e labbra monde. Mondaci, oh Signore, da tutti i nostri peccati, monda la mente, il cuore e le labbra, monda il nostro corpo da ogni peccato, perché nulla di impuro entrerà nel regno di Dio, è scritto, nulla di impuro può entrare nel regno di Dio. Signore, purificaci oggi, in questo momento, mandi il tuo spirito purificatore perché possiamo accedere al monte santo della preghiera. Signore, noi dobbiamo accostarci all'Eucaristia, al corpo santo tuo. Signore, ti chiediamo che ci possiamo tutti accostare nella purezza del cuore e della mente. Ti chiediamo, Signore, di non profanare il tuo corpo. Non basta profanare il nostro corpo, ma se andiamo a profanare il tuo corpo, mangiando le carni tue, con cuore immondo, con labbra impure, con mani sporche, o Signore, noi siamo rei del corpo del Signore. Spirito di Gesù, passa in mezzo a noi. Spirito di Gesù, tocca il mio corpo e avrà la vita. Spirito di Gesù, soffia su questi che siamo noi e liberaci, risanaci, guariscici. Spirito di Gesù, noi ti invochiamo, toccaci e noi avremo la vita. Signore Gesù, risana tutte le nostre impurità. Dio Gesù. Risana le impurità della mente. Gesù. Le impurità del cuore. Gesù. E impurità dei sensi, Gesù. E impurità del corpo, Gesù. Risanaci, oh Signore, Gesù, risanaci. Signore, tu stai operando tante guarigioni. Grazie, Gesù. Ma incominci a guarire i nostri cuori dall'impudicizia. Guarisci le nostre menti, guarisci, dei pensieri cattivi. Guarisci i nostri corpi, guarisci, da tutti i peccati. Guarisci. Purificaci dalle nostre infermità. Purificaci. Vieni, oh Signore Gesù, vieni, oh Signore Gesù, a purificarci. Manda gli angeli santi dal cielo a purificare questa assemblea. Liberaci, Signore, da tutte le infermità corporali. Signore, tu sei qui in mezzo a noi, Salvatore potente. Il nostro peccato non ci allontana da te, e tu non ti allontana da noi per i nostri peccati. Tu sei venuto per i peccatori, tu sei venuto per noi, e in questo momento tu guarisci le anime e i corpi. Amen. Tu versi l'acqua pura, grazie, dal tuo cuore, per lavarci delle nostre miserie, grazie, per lavare anche le nostre malattie. O Signore, tu stai purificando gli occhi di una persona la quale si sente rinfrescare negli occhi. Tu, Signore, stai rinfrescando anche i polmoni di una persona che è ammalata e guarisce. Tu stai rinfrescando l'utero infiammato di una persona, le ovaie di altre due persone. Tu stai dando refrigerio a una piaga
purulenta che da tanto tempo una persona portava. Tu, Signore, stai irrobustendo le mani fiacche. Grazie, col rompere di quel ginocchio vacillante. Grazie, Gesù. Tu stai toccando i reni di una persona. Grazie, Gesù. Signore, noi ti ringraziamo e grazie, ti benediciamo. Grazie, sono tutti Gesù. Segni tangibili. Alleluia. Di quella purificazione interiore che grazie. Stai producendo dentro di noi. Grazie. Con il tuo sangue prezioso, grazie, che è remissione dei nostri peccati. Amen. Grazie. Sangue di Gesù, mi sana l'ulcera sanguinante di una persona qui presente e porta alla guarigione. Sangue di Gesù, tocca e tieni dolorante di un'altra persona che tu vuoi guarire. Sangue di Gesù, scendi dentro di noi, scendi nel sangue e correggi i valori di una persona. Sangue di Gesù, scendi nella nostra salvezza. Stendiamo le mani perché l'acqua di Dio scenda in mezzo a noi. Stendiamo le mani perché passi l'acqua in mezzo a noi e ci disseti una goccia della tua acqua, dell'acqua che esce dal tuo costato. Questa ci guarirà. Acqua di Gesù. Sei tagliati i polsi, stavi commettendo un suicidio, il Signore ti ha salvato, non ripetere questo gesto, io guarissi il tuo cuore disperato. Grazie Signore Gesù. Una donna vestita di nero lava il suo vestito nelle acque e il suo vestito diventa bianco. E c'è un'altra donna vestita da contadina che lava pure il suo vestito nel fiume e c'è Cristo che ridona la purezza a questa donna. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore perché tu stai toccando la vescica di una persona, stai toccando la gola infiammata di una persona. Grazie Signore perché stai guarendo tante infermità. Signore, tante infermità sono causate dai peccati impuri. Tu stai guarendo anche queste infermità. Stai guarendo anche una donna da vaginite. Stai guarendo un uomo dalla sua sterilità. Signore mio Dio, ti ringrazio e ti benedico per quanto stai facendo oggi. Signore mio Dio, noi ci presentiamo davanti a te come un popolo impuro. Ma sappiamo che la tua grazia scende su di noi e tu ci purifichi dei nostri peccati. Alleluia. La grazia del Signore scende.